Ciao a tutti, diavoletti! Oggi salutiamo Giovi! Ciao Giovi! Ciao Giovi, un bacione! E se volete essere salutati nel prossimo video, lasciate un mi piace in un secondo! Uno, lasciato? Avete lasciato un mi piace in un secondo? E adesso commentate con un cuore verde! In 5 secondi, 5, 4, 3, 2, 1... Avete commentato con un cuore verde, siete super veloci, bravissimi e... Oggi noi faremo la challenge più epica del mondo! Oggi sarà una challenge super, iper, mega, urlate con me, epica! Urla più forte! Epica! Ok, basta. Esatto. Ah, mi fanno male le orecchie. Tanto? Il pancake migliore vince! Guardate, diavoletti, è una challenge super epica, perché chi fa il pancake migliore vince! Ok, Anto, ti voglio avvertire di una sola cosa, che oggi io ho intenzione di vincere questa challenge, quindi farò i pancake migliori, saranno bellissimi, buonissimi e perfetti! Vinci? Tu vuoi vincere contro di me? Tu non vincerai! Io farò i pancake migliori! Ma diavoletti, ci sarà uno chef a decidere il vincitore? Chi farà il pancake migliore? Invece urrà per Anto! Perché io, Anto, farò i pancake migliori del mondo! Scordatelo, Anto, non sarai tu a vincere la challenge, ma io, i miei pancake saranno i migliori e saranno super perfetti. Non vedo l'ora, preparatevi, diavoletti! I miei saranno i migliori! No, i miei! I miei! I miei pancake, quelli di Anto, saranno i migliori! No! Ok, la challenge inizia adesso. Secondo voi chi vincerà questa challenge? Anto? Proprio io? Anto? Oppure? Vinci? Dove sei? Vinci? Oh no, vinci? Ha iniziato la challenge dei pancake! Io cosa ci faccio ancora qui? Devo iniziare la challenge! Oh no, oh no! Ok, iniziamo! Chi fa i pancake migliori vince! Per prima cosa, diavoletti, per iniziare la challenge, noi dobbiamo trovare un personaggio! Avete capito bene? Dobbiamo trovare un personaggio? Shrek? Oppure Harry Potter? Sì, dobbiamo trovare un personaggio! E i personaggi sono nascosti per la casa! Eh sì, ci sono tantissimi personaggi in questa casa. Noi dobbiamo trovarli! Dai! Io ho già trovato il mio! Hai trovato il tuo? Ed è qui, guardate, il mio personaggio Pikachu! Hai trovato un Pikachu sul water? Esatto, un Pikachu, quindi questo significa che il mio primo pancake dovrà essere un pancake di un Pikachu! Vinci? Wow! Tu devi fare... Vinci deve fare un pancake? Con la faccia di Pikachu? Esatto! È il mio primo personaggio! Vado! Oh no! Vinci ha già trovato il suo primo personaggio! Io non ho trovato niente! Devo sbrigarmi! Devo sbrigarmi! Devo trovare il mio personaggio! Ok, diavoletti, cerchiamo attentamente. Vinci ha trovato un Pikachu. Io devo trovare un altro personaggio. Personaggio! Personaggio! Cosa? Sul nostro letto c'è qualcuno. Ma... diavoletti? Sul nostro letto sta dormendo qualcuno. Ma... chi è che sta dormendo sul nostro letto? Ehi, tu? Stai dormendo sul nostro letto? Oh, ok, adesso ti prendo! Diavoletti? Non ci posso credere! È un personaggio! Ed è Squirtle! Sì, è Squirtle, guardate! È un Pokémon! Wow! Quindi questo significa che io devo fare un pancake con la faccia di Squirtle? Oh no! Primo turno per Anto! Eh sì? Guardate, diavoletti, il mio personaggio è Squirtle! E qui guardate cosa abbiamo! Abbiamo
una macchina per pancake di Squirtle, proprio come il mio personaggio. Sì, adesso faremo un pancake con la faccia di Squirtle. Wow! Eh sì, è la tua faccia? Guarda, sì, è la tua faccia. E adesso io farò il pancake più bello del mondo! Abbiamo anche tanti colori: rosa, rosso, verde, giallo e blu! Sì, anche blu! Come Squirtle! Dai, diavoletti, diamoci da fare! Così sconfiggeremo Vinci! Dai, sbrighiamoci, facciamo il nostro primo pancake per la squadra di Anto! Chi tifa per Anto? Chi farà il pancake migliore? Anto o Vinci con il suo Pikachu? Oh, guarda, Pikachu! Anto ha già iniziato con il suo primo pancake! Sì, hai proprio ragione! Andiamo! Ok, diavoletti, diamoci da fare! Anto sta iniziando la challenge! Ok, Squirtle, vediamo la faccia di Squirtle. Dobbiamo usare il colore blu. Dai, iniziamo. Apriamo il colore blu. Sì, proprio blu. Ok, iniziamo a fare il nostro pancake. Non dobbiamo sbagliare per nessun motivo al mondo. Ok, piano piano, diavoletti. Piano piano. Ok, ecco fatto. Ce l'ho fatta! Guardate, ho fatto la faccia tutta blu e quando vedrete il pancake vi scioccherete! Oh, e adesso? Diavoletti, guardate, qui ha l'occhio rosso, quindi il colore rosso. Ok, prendiamo il colore rosso e adesso guardate! Ok, e adesso di qua. Piano piano. Dai, diavoletti, sbrighiamoci. Il nostro pancake sta venendo benissimo. Ok, sbrighiamoci. Sbrighiamoci. Dai, chiudiamo. Chiudiamo. Ecco fatto. Adesso il nostro pancake sarà super bellissimo. Eh sì, perché ho usato gli stessi colori e sarà perfetto. Perfettissimo, Squirtle. Sto facendo il tuo pancake. Oh, che bello, che bello. È quasi pronto, guardate il fumo. Fra poco vedrete il pancake più raro del mondo. Un pancake di un Pokémon. Oh, guardate il fumo come esce. Non vedete l'ora, vero? Non vedete l'ora di vedere il mio pancake? Di certo sarà più bello di quello di Vinci. Quanto fumo! Ok, vediamo. Adesso lo gireremo e vedrete la faccia di Squirtle. 3, 2, 1, il mio pancake è più bello! Oh, il mio pancake! Diavoletti, è super bellissimo! È un pancake! Wow, guardate! È proprio un pancake! Wow, wow! Wow, diavoletti! Abbiamo creato un pancake di Squirtle! Oh, è uguale! È uguale! Oh, guardate! È proprio uguale! Secondo me questo turno l'ho vinto io, Anto, perché adesso io metterò dei mirtilli, tantissimi mirtilli. E il mio pancake è pronto! Eh sì, è pronto! Il mio pancake è stupendo! È stupendo! Il mio primo turno! Evviva! Completato! Ho fatto il mio primo pancake! Wow! Ho creato il mio primo pancake! Evviva! Ma aspettate, dov'è Vinci? Vinci! Hai creato il tuo pancake? Dove sei? Il mio pancake è venuto benissimo! Sono così curioso di vedere il pancake di Vinci. Chissà! Secondo voi ha fatto il pancake di Pikachu? È impossibile!
Ok, diavoletti, preparatevi perché sto per fare il mio primo pancake di Pikachu. Eh sì, oh, sono molto in ansia, sapete perché? Perché voglio così tanto vincere questa challenge. Io non posso perdere, non voglio perdere. Invece tu perderai, perderai il mio pancake, è bellissimo. Oh, non devo dare ascolto ad Anto, invece il mio pancake sarà super elettrizzante. Preparatevi. Ok, avvicinatevi, diavoletti, perché qui c'è la macchina pancake di Pikachu. Siete pronti? Perché secondo me non lo siete. Guardate. La faccia di Pikachu. Ok, ho molta ansia. Sarà un bellissimo risultato. Oppure Anto vincerà questo turno. Oh, sono molto in ansia. Oh. Perderai! Perderai! Ma perché Anto continua a dire che perderò? No, io adesso farò il mio pancake e sarà perfetto. Venite con me. Ok, diavoletti, dobbiamo prima analizzare la faccia di Pikachu. E la faccia di Pikachu è tutta gialla, quindi dobbiamo prepararci con il colore completamente giallo. Guardate. Quindi metteremo questo su tutta la faccia di Pikachu, che è tutta gialla. Dobbiamo fare molta attenzione perché deve essere perfetto il mio pancake. Cake deve battere quello di Anto. Ok. Oh, guardate, la faccia di Pikachu sta prendendo forma ed è tutta gialla. Ok, così lentamente, non andiamo di fretta, il pancake deve essere perfetto. Ok. Ok, Pikachu, ecco, diavoletti, preparatevi perché il mio pancake sarà stupendo. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Ok. Oh, che bello! Ok, finito col giallo. Adesso dobbiamo fare tutto il resto. Diavoletti! Ma perché Vinci non sta sbagliando? È troppo perfetto! Troppo perfetto! Uffa, uffa! Ok, diavoletti, dobbiamo fare attenzione a non sbagliare perché altrimenti il pancake sarà quello perdente. Ok, ecco, adesso andiamo. Ok, diavoletti, il mio pancake sarà stupendo, preparatevi. Ok, riempiamo, riempiamo tutto. Siete pronti? Il mio pancake sarà quello vincitore. Ok, stiamo facendo le guanciotte rosse di Pikachu, ma dobbiamo fare molta attenzione, dai. Oh, guardate. Ok, chiudiamo. Ecco, dai. Diavoletti, stiamo aspettando tutti, vero? Tutti quelli che stanno guardando questo video stanno aspettando il pancake di Pikachu. Anch'io! Pancake di Pikachu! Ti sto aspettando! Che ansia, che ansia! Cosa? Pikachu, vorresti dirmi che è pronto? Ok, è pronto. Vediamo. Ok, sembra molto, sì, molto bello. Adesso dobbiamo solamente girarlo. Preparatevi, diavoletti, state tutti per vedere il pancake di Pikachu. Giralo! Giralo! Non ci posso credere. Diavoletti, guardate il mio pancake di Pikachu. È fantastico! È perfetto! Pikachu, cosa ne pensi? Anche a Pikachu piace molto. Ti capisco, Pikachu. È bellissimo. Ho completato il mio primo pancake. Lo metto qui. Diavoletti! I pancake di Anto e Vinci sono pronti! Ma questo è soltanto il primo turno! È solo l'inizio. Adesso noi dobbiamo scoprire chi ha fatto il pancake più bello nel primo turno! Qual è secondo voi il pancake migliore? Allora, questo è il mio, quello di Squirtle. E questo è quello di Vinci, Pikachu. Oh, chissà qual è quello migliore. Oh? Ora del verdetto del primo turno! Il pancake migliore è quello di Vinci! Il pancake migliore è Pikachu? Ce l'ho fatta! Ho fatto il pancake migliore, non ci posso credere, sono super felice! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Ho fatto il pancake migliore! Oh no! Il mio pancake è più bello! Mi dispiace, Squirtle! Ho perso il primo turno! Ma guardate, il mio pancake è bellissimo! Sì, è bellissimo! Quindi, lo rompo e lo mangio! Yummy! Mmm!
È buonissimo! Il mio pancake è buonissimo! Eh sì, e guardate, è tutto blu! Oh, nel secondo turno mi impegnerò di più! Andiamo a cercare il secondo personaggio! Secondo personaggio! Dove sei? Secondo personaggio! Diavoletti, devo cercare il secondo personaggio! Forse qui sotto? Eh sì, forse sotto questo vaso si nasconde un personaggio? Sei qui sotto! No, non c'è niente. Uffa! Chissà quale sarà il secondo personaggio! Io devo vincere, perché Vinci ha vinto il primo turno! Questa challenge invece la vincerò io! Cosa? Vedo qualcosa di molto strano! Vedo qualcosa di molto strano! Eh sì, questo è il nostro libro! E dietro al nostro libro c'è qualcuno? E non era qui! No, non era qui! 3, 2, 1... Chi si nasconde dietro al nostro libro? Un personaggio! Chi è? Oh, Topolino! Devo fare il pancake di Topolino! Wow, wow! Che bello! Adesso devo fare il pancake di Topolino! Oh, chissà come verrà! Secondo voi verrà bene? Sì, verrà benissimo! Verrà benissimo? Topolino, tu parli? Che bello! Dai, abbiamo trovato il secondo personaggio! Andiamo a fare la sfida di pancake! Diavoletti, venite! Ho trovato il mio secondo personaggio, che sarà il mio secondo pancake del mio secondo turno, che vincerò ovviamente! Ed è qui sotto! Eh sì, si nasconde qui sotto questo tappeto! Ok, prendiamolo, perché devo sbrigarmi! Devo subito fare il mio secondo pancake! Ok, prendiamo e scopriamo di quale personaggio si tratta! Ma Hello Kitty! Non ci posso credere, quindi mi toccherà fare il pancake di Hello Kitty? Oh, aspettate, ma sto iniziando a pensare. Il pancake di Hello Kitty sarà molto difficile, non credete? Oh, non voglio perdere il secondo turno, non posso perdere questa challenge, quindi dovrò impegnarmi. Oh, Hello Kitty, guardate, la faccia di Hello Kitty sembra essere molto complicata. Diamoci da fare. Ok. Ok, diavoletti, io sono pronto. Guardate, sono Anto e sono pronto con Topolino. Adesso devo fare il pancake di Topolino con la macchina di pancake di Topolino. Ecco qui. Oh, guardate, c'è la faccia di Topolino qui dentro. Ma sarà super complicato? Sì, perché devo imparare bene la faccia di Topolino. Ok, nero, bianco. Ok, sono pronto! Dai, mettiamoci all'opera! Siete tutti pronti a vedere il pancake di Topolino? Sì? Sì! Tutti pronti? Sì! Iniziamo a colorare gli occhi! Ok, piano piano, piano piano, ok. Diavoletti, sto facendo piano piano. Ok, adesso il naso. Oh, 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 guardate! La bocca. Ok. Dai, che questa volta dobbiamo fare il pancake migliore! Eh sì, sono pronto, diavoletti. Adesso dobbiamo mettere solo il bianco. Ok, ok, tutto bianco! Guardate, guardate, adesso sta per venire una cosa stupenda! Ok, 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 guardate, guardate, chiudiamo e aspettiamo! Adesso faremo il pancake di Topolino! Eh sì, aspettiamo, 3, 2, 1... Oh, adesso dobbiamo girarlo! Oh, guardate, diavoletti! Chissà com'è venuto! Oh, io non vedo proprio niente adesso, ma dobbiamo girarlo! Ah! Cosa?
Diavoletti, non me l'aspettavo! Ma guardate, è proprio il pancake di Topolino! È uguale! Topolino, guarda! Wow! Eh sì? Dai, è venuto bene! Sembra Topolino, no? Oh, non sembra? Ho fatto un guaio? Il pancake del secondo turno è pronto! Diavoletti? Io non vincerò con questo pancake! Non sembra Topolino! No! Ma dai, forse Vinci sbaglierà! Oh no! Oh no, speriamo che sbagli! Questo Topolino non è perfetto! Non ha nemmeno le orecchie! Ok, rieccoci! Preparatevi al pancake di Vinci! Il prossimo pancake che dovrò creare sarà quello di Hello Kitty! E guardate qui cosa abbiamo! Una macchina pancake di... indovinate? Beh, è facile! Hello Kitty! Ah! Ah, la macchina pancake di Hello Kitty! Ma dove l'ha trovata? È rarissima! Guardate la forma che andremo a ricreare! La faccia di Hello Kitty! Guardate! La faccia di Hello Kitty è proprio qui e dobbiamo farla qui, su questa macchina pancake! Sarà difficile, ma ce la metterò tutta, perché voglio vincere questa challenge, vero Hello Kitty? Sì! Ben detto! Noi vinceremo questo turno! Prepariamo tutto, ispezioniamo prima tutti i colori con molta attenzione, fiocco rosso, naso giallo e iniziamo a farli sul pancake! Ok, prendiamo il rosso, apriamo, adesso dobbiamo fare il fiocco lentamente! Lentamente, diavoletti, non dobbiamo sbagliare. Ok, dobbiamo sbrigarci. Io non posso perdere. Devo vincere questa challenge. I miei pancake devono essere quelli migliori. Fiocco rosso completato. Ah, che bello. Ok, lentamente perché è molto piccolo. Quindi non possiamo eccedere. Ok, è perfetto. Adesso il colore di Hello Kitty è tutto bianco, guardate, è molto bianco. Quindi mettiamo questo. Dai, andiamo. Sbrighiamoci, sbrighiamoci. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo sbrigarci, i baffi di Hello Kitty. Il pancake di Anto è già pronto. Dobbiamo sbrigarci. Completiamo, completiamo. Ecco fatto. Ecco. Ok, anche a voi sembra la faccia di Hello Kitty? Guardate, è bellissimo! Oh, ma chissà come verrà! Oh, sbrighiamoci! Ok, sbrighiamoci! Dai, dai, dobbiamo completare tutto! Ok, ci siamo quasi pronti! Il mio pancake sarà bello oppure no? Vincerò oppure no? Oh, quante domande! Ma l'importante è riempire tutto! Tutto, tutto, tutto. Chiudiamo? Ok, adesso dobbiamo attendere qualche minutino prima che sia pronto. Sta andando. Oh, chissà come verrà il pancake di Hello Kitty. Sono molto ansioso. Oh, è quasi pronto, è quasi pronto. Di sicuro vincerà Vinci. È ovvio, diavoletti. Oh, secondo voi vincerà Vinci? Sì. Non, non avete mai visto una cosa del genere! Adesso vedrete il pancake più raro del mondo! Oh, diavoletti! Il pancake di Hello Kitty è pronto ed è super, super bellissimo! Ce l'ho fatta, ma aspettate perché non è finita qui! Anzi, ho intenzione di aggiungere qualcosa a questo pancake, sapete cosa? Delle ciliegie! Eh sì, adesso metterò delle ciliegie sul mio pancake bellissimo di Hello Kitty. Così. Ecco. Diavoletti. Oh, che buono e che bello! Oh, di certo vincerò io questo turno! Non ho ancora visto il pancake di Anto, ma questo mi sembra bellissimo! Oh, sta aggiungendo anche le ciliegie! Per me è finita! Finito! Il mio pancake è... completamente pronto! Non è fantastico, diavoletti? Fate una foto perché questo pancake è stupendo! Ok, andiamo! Vinci?
Il mio pancake è pronto, ma credo tu l'abbia già visto. Ta-da! Oh, il pancake di Hello Kitty di Vinci è bellissimo. Ok, il mio pancake del mio secondo turno è completato. Perché stai piagnucolando? Cosa succede? Sto piangendo. Perché vediamo il tuo pancake. Dai, non sarà poi così male. Anto, cosa hai combinato? Non sembra nemmeno Topolino. Ci sono altri turni. Diavoletti, adesso scopriremo chi è il vincitore del secondo turno. Il pancake di Vinci, quello di Hello Kitty, o il pancake di Anto, quello di Topolino? Ora del verdetto del secondo turno. Il pancake migliore è quello di Vinci. Sì, ce l'ho fatta! Il mio pancake ha vinto ancora una volta! E vai! Il mio pancake di Hello Kitty ha vinto! Ho vinto ancora una volta! Siamo 2-0 per me! Guardate questo pancake, è stupendo! E sapete cos'altro? Anzi, sapete cosa? Che buono! È anche molto buono, ma adesso l'ho rovinato! Oh, diavoletti, io sono molto triste con il mio pancake Topolino, perché ho perso ancora una volta. Posso mangiarlo? Molto buono. La prossima volta mi impegnerò di più. Oh, sì, sei buonissimo. Adesso, nel terzo turno, mi impegnerò molto di più. Vincerò il terzo turno. Oh. Aspettate, aspettate, perché in questa casa c'è un personaggio che voi non avete visto. Venite, venite. State per scoprire un nuovo personaggio. 3, 2, 1. Eh sì, su quel divano non c'era quel cuscino. No, questo cuscino non c'era. Quindi questo è un personaggio! Un emoji innamorata! Eh sì, si sta anche avvicinando San Valentino! Wow! Guardate, diavoletti, posso regalarlo a Vinci? Oh! Oh, 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 oh! Questo emoji batte! Eh sì! Come un cuore! Ok, questo è il mio personaggio! Un pancake di San Valentino? Wow! Devo fare un pancake di San Valentino, che bello! Un pancake di una faccina innamorata? Adesso vado subito a crearlo! Andiamo! Diavoletti, guardate nelle piante cosa ho trovato! Guardate, guardate, perché non ve l'aspetterete mai! Un peluche di Spider-Man! Sapete questo cosa significa? Significa che Spider-Man è il mio terzo personaggio, cioè il mio terzo pancake, ma cioè... Sarà molto difficile perché Spider-Man ha tantissime linee, guardate, come faccio a fare un pancake di Spider-Man? Beh, devo farlo perché non posso perdere. Ok, Spider-Man, sei pronto? Sì, sì. Andiamo! Adesso faremo il pancake di San Valentino! Wow, che bello! Guardate i cuoricini, che carini! Sì, restate a guardare! Ok. Oh, ma è così piccolina la macchina? Oh, oh, wow! Iniziamo! Iniziamo, diavoletti! Iniziamo a fare i cuoricini! Oh, 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 diavoletti, piano piano, piano piano! Attenzione a non sbagliare e a non eccedere! Oh, dai, diavoletti! Facciamo il pancake! Oh, che bello, che bello! Dai, facciamolo perché è super bello! Chiudiamo e aspettiamo. Dai, aspettiamo, aspettiamo. Questo sarà il pancake migliore del mondo. Wow, sono bellissimi. Questi sono i miei migliori pancake. Guardate, sono delle emoji e sono innamorate. Guardate che carine. Questo è il mio terzo turno. Oh, questo di sicuro lo vincerò io.
Guardate queste emoji. Il terzo turno è mio. Mio! Ok, turno di Spider-Man, Pancake Spider-Man. Questa volta lo farò tutto rosso, chissà cosa ne esce fuori. Controlliamo. Guardate cosa stiamo per fare. Un pancake rarissimo di Spider-Man. Ok, diavoletti, come ho già detto, questa volta lo farò tutto rosso. Chissà cosa ne esce fuori. Beh, scopriamolo. Ok, tutto rosso. Dobbiamo esagerare questa volta perché sarà tutto rosso, quindi dobbiamo riempire tutto molto forte. Forza, tutto, tutto rosso. Ok, tutto rosso, tutto rosso. Ok, chiudiamo e aspettiamo. Ok, che ansia, che ansia. Secondo te cosa ne uscirà fuori? Abbiamo fatto tutto rosso. Beh, speriamo bene. Magari esce fuori qualcosa di bellissimo, chissà. Il mio pancake. Oh, con la faccina innamorata. È stupendo. Non lo batterà questa volta, di sicuro. Diavoletti, ma cosa ne è uscito fuori? Vogliamo parlarne? È perfetto. È bellissimo, guardate, aspettate. Guardate, è proprio Spider-Man. Non è fantastico? Wow, non ci posso credere. Ok? Vinci? Hai fatto il pancake di Spider-Man? Ti piace? È carino, molto carino. Il mio è molto più bello perché una faccina innamorata. Tanto il mio pancake non è carino. È bellissimo, stupendo, mega fantastico. Il mio è più bello. Stiamo per scoprire chi è il vincitore della challenge. Che ansia. Diavoletti, fra poco scopriremo chi ha vinto la challenge dei pancake. Il pancake migliore vince? Chi ha vinto questa challenge? Fra poco lo scoprirete tutti. Questa challenge è stata molto divertente. Iscrivetevi se vi siete divertiti. Ora del verdetto finale. I pancake migliori sono quelli di Vinci. No! Sei tu, Vinci! Non ci posso credere. Tu hai fatto i pancake migliori. I miei pancake sono così belli? Sì, i tuoi pancake sono perfetti. Pancake. Oh, oh, ne vuoi uno? Non puoi mangiarlo. Oh, non puoi mangiarlo perché i cani non possono avere i pancake. Io volevo darli a Vinci. Nessuno mangerà i miei pancake. Tanto, I tuoi pancake sono così carini. È quello che ho notato prima. Ti piacciono? Mi piacciono molto. Non saranno perfetti. Ti piace? Unici e speciali. Ma io ho perso la challenge dei pancake.